Hello everyone, Mohammed is here. Today we will learn Italian language. This is the fourth stream, I think, the stream number four, and we are making a big progress. We are learning and adding a lot of new stuff about Italian language. So I hope you are enjoying the journey like I am did. Like I am, and let's start. Today we will start from lecture 5. So it will be 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, and 5.5. So let's start. As usual, I have my notebook and my pen to write some grammars or some notes, important notes about something. You can do the same thing as I did. Okay, I think there is a problem in the sound. One second. Check. Okay, this is 5.1. Let's check 5.2. Parole. Ciao e benvenuti alla sezione. Ok. Okay, we will start from 5.2. Ciao e benvenuti alla sezione numero 2 della lezione 5. In questa sezione impariamo a descrivere la famiglia. Vediamo delle frasi del nostro dialogo per presentare la famiglia. Mia madre si chiama Angela, ha 57 anni. Ok, presentare la propria famiglia. Describing your family. Dialogo in questa sezione Questa sezione. impariamo a descrivere. Descrivere. Ok. So we start with. Lezione 5, sezione 5.2, lecture 5.2, scrivere, descrivere
avere la probabilità famiglia. Benvenuti alla sezione numero 2 della lezione 5. In questa sezione impariamo a descrivere la famiglia. Scrivere la famiglia. Vediamo delle frasi del Famiglia. nostro dialogo per presentare la famiglia. Presentare la famiglia. Mia madre si chiama. Mia madre si chiama. Ok, my mother name is Angela. Ha 57 anni. Angela ha A 57 57 anni. 7 anni. My mother name is Angela. She is 57 years old. Mia madre. Ok. Mia madre. Si chiama Angela. Mia madre si chiama Angela. My mother name is Angela. Ha 57 anni. She is 57 years old. Ha Good. Okay, huh? It's mean. Huh? It's mean. She. Okay. I miei nonni sono anziani. I miei nonni sono anziani. Mia madre si chiama Angela, ha 57 anni. I miei nonni. I miei nonni. Sono anziani. I miei nonni sono anziani. Anziani. Mia nonna ha 80 anni e mio nonno. Ah. 80 anni. Il mio nonno ha 82 Ha anni. 82 anni. 82 anni. Ok, repeat. I miei nonni sono anziani. Mia nonna. Mia madre si chiama Angela, ha 57 anni. I miei, ok, I, it's me, my, i miei nonni, my grandparents are elderly. Sono anziani. I miei nonni sono anziani. Anziani, i miei nonni sono anziani. Anziani. Mia nonna ha 80 anni. Mia nonna ha 80 anni. 80 anni. My grandmother is 80 years old and my grandfather is 82 years old. So, nonni, it's mean in the plural way, my grandparents, and anni, it's mean grandmother, and nonno, it's mean grandfather. Ok, i miei nonni sono. I miei nonni sono anziani, anziani. I miei nonni sono anziani. Mia nonna, my grandmother
mother, mia nonni, ha 80 anni e mio nonno ha 82 anni. E mio nonno ha 57 anni. I miei nonni sono anziani. Mia nonna ha 80 anni e mio nonno ha 82 anni. Vediamo in particolare queste parole in rosso. Vediamo. Mia madre ha 57 anni. Mia nonna ha 80 anni e mio nonno ha 82 anni. Queste sono forme del verbo avere. Ah, ok. A, it's mean verbo avere. A, verbo avere. Vediamo la coniugazione del verbo avere. Io ho, tu hai, lui. To have, ok, to have. So, in Italian, in English we have has, have, had, and etc. In Italian, the have, we have to use it for each, for the first person, it has something for the second, for the third. So, io, I am, I use ho. Io ho, it's mean I have. If I use to, I, it means you have. So it has another pronunciation and another word for each one of these words. So, okay, io ho, tu, I, lui, lei, ha, he, she, have, noi, abbiamo, okay, noi abbiamo. Qui, ok. So, io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, we have, noi abbiamo, we have, voi avete, they have, we, they, loro, them. So, io ho, tu hai, lui, lei, ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Loro hanno. Lei ha, noi abbiamo. Abbiamo. Noi, it means we. Voi, it means they. Voi avete, loro Avete. Voi avete. Loro hanno. hanno. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Per dire l'età, quanti anni abbiamo, usiamo il verbo avere.
Facciamo degli esempi. Io ho 33 Io anni. ho... Ok. Io ho 33 anni. Hai Tu hai 19 anni. 19 anni. Lui ha 35 anni. Noi abbiamo 40 anni. Voi avete 55 anni. Loro hanno 80 anni. Quindi per Avete, dire l'età, no, in voi italiano avete, usiamo il verbo avere. avere. Andiamo avanti. Adesso ti presento la mia famiglia. Ti presento la mia famiglia. Meet my family. Ti presento la mia famiglia. Ti presento la mia famiglia. E vediamo alcune frasi. Questa Questa è è la mia la mia famiglia. famiglia. Questa è la mia famiglia. Posso dire, Questa è la la mia mia famiglia. famiglia è numerosa, ci sono. La mia famiglia è numero numerosa. Questa è la mia famiglia. Questa è la mia Posso famiglia. dire, la mia famiglia è numerosa, ci La sono. mia famiglia è numerosa. Numerosa. My family is large. Tante persone, oppure posso dire la mia famiglia è piccola. Numerosa. E vediamo alcune frasi. Questa è la mia famiglia. Posso dire la mia famiglia è numerosa, ci sono tante persone, oppure posso dire la mia famiglia è piccola, ci sono solo tre persone, ad esempio. Questa è la mia famiglia. Posso dire la mia famiglia è numerosa, Numero sa, numero sa. ci La mia sono famiglia tante è numerosa. persone, oppure posso dire la La mia mia famiglia è famiglia piccola. è piccola, ci sono Numero sa, solo tre piccola. persone, ad Piccola. esempio io, mio padre e mia madre. Vediamo alcune parole della famiglia. Vocabolare. Family. Vocabolare. Ok. Ajed o Ajed. Grandmother. Nonna. Grandfather. Nonno. Nonna. Nonno. Zio. Mamma. Papà. Zia. Figlio, figlia, nipote, Quindi questa sono io ho una sorella, ho un fratello. sorella, fratello. Mio fratello è sposato e io ho una cognata. Anche mia sorella è sposata, io ho un cognato. Cognato. Loro hanno un figlio. Figlio. Lui è mio nipote. Io ho una mamma e un papà, ho una madre e un padre. Mia mamma ha un fratello, suo fratello è mio zio. Mio padre ha una sorella e sua sorella è mia zia. Mia zia ha un figlio, lui è mio cugino.
Mia mamma ha due genitori, i suoi genitori sono mia nonna e mio nonno. Bene, andiamo avanti. La famiglia, quindi il papà, la mamma, sono i Il papà, la mamma e genitori. i genitori. E poi abbiamo il figlio, la figlia. Genitore. Ok. Il papà, la mamma e genitore. Figlio, la figlia, the brother and the sister, i figli. Io zio, la zia, Lisi. Plurale, i figli. I figli. Lo zio, Zio, la zia. zia. Abbiamo il figlio, Lo la zio, figlia. la zia. Plurale, i figli. Lo zio, la zia. Zio, la zia. Plurale, gli zii, Li ma anche zi. femminile, le zie. Le zie. Poi abbiamo il cugino, la cugina, plurale, i cugini. Il cugino, la cugina, cugino, cugina, i cugini. E le cugine. Abbiamo Le il cugine, le nipote cugine. e la nipote. Il nipote, la nipote, i nipoti, Plurale maschile, i nipoti. i nipoti. Plurale femminile, le nipoti. E vediamo infine il nonno e la nonna. Plurale maschile, i nonni. Ma anche il femminile, le nonne. Le nonne. Bene, andiamo avanti. Vediamo i genitori. Possiamo dire il padre o il... I genitori, the three, ok. Il padre, papà. E possiamo dire la La madre mamma. o la mamma. La madre. Padre, it means the father. Madre, it means the mother. Il papà, la mamma. Il papà, la mamma. Loro sono sposati, diciamo la moglie e il marito. Loro sono sposate. Il Moglie e moglie, marito, perché il sono sposati. marito. Se loro non sono sposati, diciamo il compagno e la compagna, perché non sono sposati. Vediamo i figli è plurale, perché Ok. non Ok, the wife. la moglie. La moglie. La moglie is the wife. La moglie. La moglie, il marito, il marito. La marito. Il marito, the Il husband, marito. il marito. Ok. Il compagno. Il compagno. Sposati, I think married. Sposati. Yes, sposati, married. Sposati.
Sposati. Sposati. Sposati. Sposati. Sposati. Sposati. Sposati. Sposati. Ok. Sposati. La compagna. Sono sposati. Vediamo i figli. I I figli figli, è da bradar. plurale, Alla qua. maschile. Maschile, Vediamo. Singolare maschile. ok. Ok, singular, the brother, is filio. Plural for the brother is figli, brothers. Il figlio, For the man. singolare La femminile, figlia, la figlia, il figlio, la i figlia, figli e i. le figlie. Il figlio, i figli. Plurale maschile e femminile. Femminile, ok. Il figlio, i figli. La figlia, le figli. Le figlie, Figlie, figli. E i figli i figli, le e le figlie, plurale figlie. I figli, le figlie. maschile e femminile, le figlie. E i fratelli, vediamo. Loro sono fratelli. Quindi il fratello singolare e i fratelli plurale. Loro sono fratelli, they are brothers. Fratelli, fratelli, ok. Ok. Il mio fratello, brother, il mio fratelli. Fratello for singular, fratelli for plural. Loro sono sorelle. Sorelle. Sisters. Sorelle, sisters. Loro sono fratelli. Loro sono sorelli. La sorella, La sorella, perfetto. singolare, e Sister. le Le sorelle, plurale. sorelle, plurale. Plurale, le sorelle. Andiamo avanti. Se ci sono un maschio e una femmina, un fratello e una sorella, diciamo sono fratello e sorella. Sono Oppure fratello e sorella. usiamo il maschile plurale e diciamo sono fratelli. Andiamo avanti. Il fratello o la sorella più grande Ok, fratelli, brothers, sorelli, sisters. Fratello, brother, fratelli, brothers. Sorella, sister, sorelle, sorelle. sisters. Andiamo avanti. Se Possiamo dire sono fratello e sorella. Even if there is only one boy, you can say sono fratelli. Ok, sono fratello e
Sono fratello e sorella. They are brother and sister. They are brother and sister. Sono fratelli. Sono fratelli. Even if there is only one boy, you can say sono Ci fratelli. sono un maschio e una femmina, un fratello e una sorella, diciamo sono fratello e sorella. Oppure usiamo il maschile plurale e diciamo sono fratelli. Andiamo avanti. Il fratello. From older to younger. Il fratello. O la sorella più grande è il fratello. Più grande è il fratello maggiore, la sorella maggiore. Fratello maggiore o la Maggiore. sorella maggiore più grande. Il fratello maggiore, la sorella maggiore più grande. Il fratello, ok, the brother is the oldest, la sorella. O la sorella più piccolo o più piccola Piccola, è il fratello minore o la sorella minore, minore più maggiore, piccola o minore, più piccolo. Ok? la sorella minore. Che sono gli zii e i cugini? Vediamo. Lo zio, gli zii, la zia, le zie. Chi sono gli zii? Lo zio è il fratello. Zio is the uncle. Lo zio, il fratello is the uncle is the mom's or dad's brothers. Ok, lo zio, the uncle, è il fratello Lo zio è il fratello di papà o di mamma? Di papà o di mamma? Lo zio, gli zii. La zia, le zii. La zia è La zia, lo zio, la zia è la sorella di papà o di mamma. The aunt is the mom's or dad's sister. Lo zio è fratello, the uncle. Lo zio è il fratello di papà o di mamma. La zia è sorella di papà o di è mamma. la sorella di papà o di mamma? Chi sono i cugini? Il cugino è il figlio degli zii. Il cugino è il figlio degli zii. The cousin is the son of the uncle. The cousin is the son of the uncles. Il cugino è il figlio degli zii. E la cugina è il cugino. Il Il cugino è il figlio del. figlio è il figlio, son. Il cugino è il figlio degli zii. E la cugina. La cugina è la figlia, figlio, son, figlia, daughter degli zii. Gina è la figlia degli zii.
La cugina è la figlia degli zii. Bene, vediamo. Quindi lui è lo... Lui, he, è io zio. He is my uncle. zio, e lui o lei, lui è il nipote e lei è la... Nipote, la nipote. Nipoti, il nipoti, la nipoti. Hafidi, Nipote. grandson o granddaughter. Bene, quindi la parola nipote Nipote. Granddaughter. tra zii e nipoti, quindi nipote, la parola nipote si Nipote. usa tra zii. Zi usa tra. Zi. Zii Zi i nipoti. It is used between uncles and nephews. Nipote. Quindi nipote può essere il Nipote. figlio Il figlio. di mia sorella. The son of my sister. Il figlio di mia, il figlio di mia sorella. Io ho una sorella, lei ha un figlio, lui è mio nipote. Ma la parola nipote si usa anche tra nonni. Si usa tra nonni e nipote. It is used between grandparents and grandchildren. E nipoti, ok? Quindi il nipote è il figlio della figlia. Nipote. Ad esempio. Bene. Vediamo l'articolo determinativo in lingua. Articolo determinativo. Articolo determinativo. Definite article. Italiana. Abbiamo le forme Ah, al this is so singolare important. per So il important. The maschile singolare and il, plurale. lo e l. All of these, el, lo, el, I, li, la, all of them mean the. Con l'apostrofo, per il plurale maschile. Ok, so for the maschile we use for the singolare il, lo, le, and for the plurale i, le. For femminili la, il, and I for e gli, plurali li. e poi abbiamo il femminile al singolare la e l con l'apostrofo. Ok, so lo, ul. For plurale, plurale, e li. Femminile, la, la. E al plurale le. Vediamo quando usiamo tutte queste forme. Vediamo al singolare. Articolo determinativo, singolare. Quindi, se Maschile. c'è una parola che inizia con una consonante, diciamo il cane.
Before nouns beginning with consonant, maschile, before nouns beginning with consonant, okay, il cane. Okay, so for the il, for the singular, for the maschile, we use il if the word began with a consonant like C. Il cane. Se c'è una parola che al maschile singolare inizia con una vocale come albero. Okay, if it was a vowel, if the word began with vowel, we will use il. Diciamo l'albero. L'albero, l'albero. Il cane, l'albero, l'albero. Se c'è una parola che inizia con S più consonante, come stu... Ok, before nouns beginning with S plus consonant, like... Studente, diciamo lo studente. Lo studente. Quindi l'albero. Lo studente. E... L'albero, tree, it's mean a tree in English. Lo studente, student. Lo studente. Se c'è una parola che inizia con GN, GN. Il suono è gn, come lo gnomo. Lo gnomo, GN. If the word began with GN, we use lo for the masculine singular. Okay, so the il and lo, they are for the singular, for the masculine. So each word start with S plus consonant, we use lo. Like, for example, studente, S plus consonant, lo studente. For word start with the GN, we use lo, lo gnomo, lo gnomo. Allora diciamo lo, usiamo l'articolo lo. Lo. Se c'è una parola che inizia con PS come psicologo, allora psicologo. Diciamo lo psicologo. Psicologo. Lo psicologo. So this word start with PS, so we use for singular lo. Lo psicologo. Lo psicologo. Torniamo. Lo psicologo. Lo psicologo. Oh, so P is pronounced in the word. Ok. Lo psicologo. Lo psicologo. Se c'è una parola che inizia con Z, come zaino. Zaino. Allora usiamo l'articolo Z. Lo. Okay. Lo zaino. Lo zaino. X. E al femminile. Zaino. It's mean bag. E se c'è una parola che inizia... No, scusate. Ancora maschile singolare. Se c'è una parola che inizia con X, xilofono, allora diciamo lo xilofono. E lo adesso passiamo xilofono. Al femminile. Se c'è una parola... Lo xilofono. Lo xilofono. I just want to see what is this. To be honest, I have curiosity to see what is... Look, see, no, phono. Look, see, no phono. What is look, see, no phono? Okay. Look, see, no phono. Let's see. Look, see, no phono. Nico's MIDI core pack. So this is the locked xylophone. Then
beautiful. Okay. Inizia con una consonante, diciamo la Before nouns casa. become consonant, Se c'è la. una parola che inizia con una vocale come Nouns amica, begun with vowel, allora like diciamo a, we use l'amica. l, l'amica, la casa, Vediamo il l'amica. plurale. Stessa Ok, cosa. now for the plural. Quindi Plural. diciamo i cani, gli alberi. Quindi diciamo i cani, I cani, gli gli alberi, alberi. gli alberi. Ok, so for the plural, for the masculine, we use I for the words that start with consonant. We use I for the plural. And for the word that start for vowel character, we use Gli gli alberi, studenti. gli studenti. Ok, S plus consonant. You use gli because the word came with S plus consonant, which is T, because T is not vowel, it's consonant. So we used gli studenti. Gli gnomi. Gli psicologi, Gli gnomi, gli psicologi. gli zaini, gnomi, Gli gli psicologi. psicologi, Gli psicologi. Gli gli zaini. zaini, Ok, zette. gli Gli xilofoni axilofoni. Axilofoni. e poi al femminile con consonante, diciamo, le case. Le case, le E amici. con una vocale, Ok, we. le amiche. And there is a very important note that for the masculine part, we add I when we want to make the word plural. And for the feminine plural, we add E in the end of the word. So it will become le case, le amici. Vediamo alcuni consonante, diciamo, le case e Articolo una vocale. determinativo Le amiche. plurale. Plurale. Vediamo alcuni esempi. Vediamo. Pablo è il ragazzo spagnolo. Pablo è l'amico di Giulio. Pablo is a young Spanish, young man Spanish. Pablo è il amico di Giulio. Pablo è Okay, let's go back a little. Okay, il o le for the singular. Okay. Vediamo. Pablo è il ragazzo spagnolo. Il ragazzo spagnolo. Pablo è Pablo. l'amico di Giulio. Okay, so for the first one, il ragazzo, because this sentence mean Pablo is a young Spanish man. Here he used il because the word is singular, ragazzo. It's singular and it start with consonant character, which is R. So we used L. And the second one, amico, it's mean my friend. Pablo is a friend of Giulio. So amico, the word amico, it's mean a friend. It's singular and it's masculine. So, and it start with vowel character, which is A. So we use L. So it will become Pablo è l'amico di Giulio. Carlo ha lo zaino. Carlo
have a Russian zaino rosso. I think it's mean Carlo have a Russian bag. Rosso. Rosso. Sorry, Carlo have a red bag. Rosso, it's mean red. So Carlo ha io zaino. Oh, okay. So it's you. Zaino. The word zaino. It's singular and it's it end with o. So it's masculine. So here he used the lo zaino because it start with z. And the grammar say any word that start with z we use lo before it. Okay. Maria è la studentessa di medicina. Okay, so here studentessa. Studentessa, it's end with a character, so it's a feminine singular word, and it start with consonant, which is S. So we will use la. Maria è la studentessa di medicina. Di medicina. Maria è l'amica. Okay, so it start with consonant S. We use la for singular word that start with consonant. For singular feminine word that start with a vowel character, which is A, we use L. Maria è l'amica di Di Paolo. Paolo. L'amica di Paolo. Plurale. Pablo e Pablo è Antonio. Antonio. Pablo e Antonio, Pablo and Antonio. Sono. Yes, she have to add the verb sono. I ragazzi sp Pablo e Antonio sono e ragazzi spagnoli. Ok. The word ragazzi is a plural. It's a plural and it end with I, so it's masculine, not feminine. So, in the if you remember, in the we read that for the plural, in the feminine, in the masculine, before the word that start with consonant. For the plural, we use I. Pablo. Pablo e Antonio sono lie E amiche. Antonio sono gli amici. Lie amici di Giulio. Here, amici, it's a plural. It's obvious from the end of the word that end with I. So it's plural, and the I indicate that it's masculine word, not a feminine word, and it start with a vowel character, which is A. So lie, it will be the right answer. Sono lie amici di Giulio. Pablo e Antonio sono lie amici di Giulio. Di Giulio sono i ragazzi spagnoli. Pablo e Antonio sono gli amici di Giulio. Carlo ha gli zaini rossi. Carlo ha gli zaini rossi. Ok, zaini, it's a plural with masculine word because it's end with I and start with Z, so we will use gli. Maria e Lucia sono gli studentessi di medicina. Studentessi. Ok. The word studentesi, it's feminine words and it's end with e, so it's obvious a plural word. One second, sorry.
Ciao ragazzi, a domani. Maria e Lucia sono Maria e Lucia. le studentesse di medicina. Maria e Lucia sono le amiche di Paolo. Maria e Lucia sono le amiche. Ok, so the word start with the consonant and the word start with vowel. We will use le before it for the plural. According to the, as you see, for the feminine, for the plural part, if it start with consonant or it start with vowel characters, we will use the same word, which is le. Spagnolo. Sono stesse indica. Bene. Quindi l'articolo determinativo. L'articolo determinativo indica qualcosa o qualcuno in modo specifico. Indica qualcosa o Qualcosa, it means something, qualcuno, it means someone. qualcuno in modo specifico. In modo specifico, In modo specifico, specifico. specifico, Bene. specifico, La sezione numero 2 della lezione. ok, listen 5.2 finished, we start with the next one, with the 5.3, where is 5.3, this one. Ciao e benvenuti alla sezione numero 3 della lezione 5. In questa Chiedere e informazioni sulla famiglia. sezione impariamo a chiedere informazioni sulla famiglia. Vediamo alcune. Ciao e benvenuti alla sezione numero 3 della lezione 5. In questa sezione impariamo a chiedere informazioni sulla famiglia. Vediamo alcune frasi del nostro dialogo utili per chiedere informazioni sulla famiglia. Vediamo le domande e le risposte. Domanda. Come si chiama tua madre? Risposta. Mia madre si chiama Angela. Ok, come si chiama tua madre? What is your mother's name? Tua, it means yours. Si chiama, name, using the verb chiamasre. Come, it means what. Si chiama is your. Si chiama tua is your mother's name. Madre. Come si chiama tua madre? Mia madre si chiama Angela. Quanti anni hanno i tuoi nonni? Quanti anni hanno i tuoi? Mia madre si chiama Angela. Quanti anni hanno i tuoi nonni? E tue nonni. Ok, mia for the feminine. Ok, for the masculine, mio.
Nonno ha 80 anni e mia nonna ha 82. Mio nonno ha 80 anni e mia nonna ha 82 anni. Ok. Quanti anni hanno i tuoi? Domanda, come si chiama tua madre? Come si chiama tua madre? Come si chiama tua madre? Mia madre si chiama Angela. Risposta. Mia madre si chiama Angela. Mia madre si chiama Angela. Angela. Quanti anni hanno i tuoi nonni? How old are your grandparents? Quanti anni hanno Quanti i tuoi anni hanno nonni? i tuoi nonni? Quanti anni hanno? Quanti anni hanno i tuoi nonni? Mio nonno ha 80 anni. E mia nonna ha 82 anni. Mio nonno ha 80 anni e mia Mia nonna ha nonna ha 82 anni. E ancora, i tuoi genitori lavorano? Do your parents work? I tuoi genitori lavorano? Anni e mia nonna ha 82 anni. E ancora, i tuoi I tuoi genitori lavorano. genitori, i tuoi genitori lavorano? Nonno ha 80 anni e mia nonna ha 82 anni. E ancora, i tuoi genitori. I tuoi genitori Lavorano? lavorano. Mio nonno ha 80 anni e mia nonna ha 82 anni. E ancora, i tuoi genitori I tuoi genitori lavorano? lavorano? I tuoi genitori lavorano? I tuoi genitori lavorano? Lavorano. Sì, i miei genitori. Sì, i miei genitori lavorano. I miei genitori lavorano. I tuoi genitori, i tuoi genitori Genitori lavorano? lavorano? Sì, Sì, i i miei miei genitori genitori lavorano. lavorano. E ancora, i tuoi genitori I tuoi genitori lavorano? Sì, i miei genitori lavorano. lavorano. I miei genitori lavorano. Ora, i tuoi genitori
Nonni. Tuoi, tuoi, tua, mia. Tua, mia. Tuoi. Mio, nonno, mia, nonna. Nanna. I tuoi genitori I tuoi genitori e e i miei. miei nonni. Mio, nonno, mia, nonna. I tuoi. Genitori e i miei genitori. Queste parole sono gli aggettivi possessivi in italiano. Vediamo il singolare degli aggettivi possessivi. Abbiamo il maschile, mio, tuo, suo. Mio, tuo, suo. E il femminile, Mia, mia, tua, tua, suo. sua. Mio, tuo, suo. Mia, tua, suo. Ok. Aggettivi possessivi. Aggettivi possessivi. Aggettivi possessivi. Possessive adjectives. Possessive adjective. E ancora, il singolare maschile nostro. Nostro, vostro. Loro, loro, vostra, nostra. Vostro, loro. Nostro, our. Vostro. Nostro, our, vostro. Your. È il femminile, nostra, Nostra, our, vostra, vostra, your, loro. loro. E ancora vediamo il plurale degli aggettivi possessivi. Maschile, miei. Plurale, miei, Tuoi, suoi, suoi. suoi, Femminile, mie, tue, sue. tue, sue. Tra loro. E ancora vediamo il plurale degli aggettivi possessivi. Maschile, miei, tuoi, suoi. Miei, tuoi, tuoi, miei, tuoi, suoi. Femminile, mie, Miei, tue. tue, Sue. E sue. ancora, maschile, Nostre, nostri, vostri, nostri, vostre, loro. loro. E ancora il Nostre, femminile, nostre, nostre, vostre, vostre, loro. loro. Vediamo tutti insieme gli aggettivi possessivi. Quindi abbiamo il singolare e per il singolare abbiamo il maschile e il femminile per le persone. Per esempio, Oh my God. Okay, let's take a screenshot.
Esempio, prima persona singolare, io, e quindi dico mio, mia. Miei, mie. Singolare. Seconda persona singolare, tu. E Tu. dico tuo, tua. Tu. Tuoi. Dico suo, sua, suoi, sue. E per la prima persona plurale, noi. Noi. Diciamo nostro, nostra, nostri, Nostro, nostra. Nostri, nostre. nostri, E nostre. per voi, per la seconda Voi. persona plurale, voi, diciamo vostro, vostra. Vostro, vostra, vostri. Vostri, vostre. Invece per la terza persona plurale, loro, maschile e femminile, è sempre uguale e diciamo loro. Vediamo alcuni esempi con gli aggettivi possessivi. Il mio computer è nuovo, i miei. Il mio computer è nuovo. Vediamo alcuni esempi con gli aggettivi possessivi. Il mio computer è nuovo. Il mio computer è nuovo. I miei libri. I miei libri. Oh, ok. So he used is with singular. Il mio computer è nuovo. But here, libri, books, it's plural, not singular. So he used i miei, my books. Italian language is more complicated than English. Because, for example, mio and miei, it's mean my. Both of them mean my. But in the Italian language, everything is singular and plural. So, plural have its own my and the singular has its own my. So, when you have a singular sentence, you use mio as my. And if you have a plural sentence, you use miei. It's so complicated. Sono nuovi. I miei libri sono, even the is are, ok, in the English is the same. I miei Ancora, libri sono nuovi. il suo computer è. Il suo Nuovo. Ok, suo, it's mean her. Ok, il suo computer è nuovo. I suoi. I suoi. I suoi. Suoi. Suoi also mean her, but in the plural it become like this, not so. Il suo computer è nuovo. Her computer is new. I suoi. I miei libri I miei sono nuovi. libri sono E nuovi. ancora, il suo computer. Il suo computer è nuovo. Il suo computer è nuovo. Computer è nuovo, i suoi I suoi. libri.
I suoi libri Sono nuovi. sono nuovi. Nuovi. I suoi libri sono nuovi. Quindi il suo, in Il questo suo caso, computer è nuovo. I suoi. Il suo. quindi il suo, in questo Suo. caso, Suo. di lui. Di lui. Di questo. Invece i suoi libri sono nuovi? Di lei. Di questa ragazza. Bene. Vediamo altri esempi. Il mio libro è nuovo. I miei occhiali sono rossi. I tuoi occhi sono azzurri. I tuoi occhi. I tuoi fratelli si chiamano Alessandro e Salvatore. Okay, let's translate what this is meaning as a sentence, because there is no translation in English. Okay. My glasses are red. I miei occhiali sono rossi. Rossi, rossi, red. Occhiali, occhiali, it's mean glasses. I miei occhiali sono rossi. Tuo sono azzurri. I tuoi occhi sono. I tuoi. Ok. Tuoi means your eyes are blue, so here it's a plural. I tuoi occhi, tuoi. Okay, now I am un understand I understand. Okay, your eyes is a blue. Tuo, it's mean your in singular way. Tui in plural way. Okay.
I tuoi occhi sono azzurri. I tuoi occhi sono azzurri. I tuoi occhi sono azzurri. Azzurri, azzurri. I tuoi fratelli, brothers, si chiamano e Salvatore. Your fratelli fratelli brothers i tuoi fratelli si chiamano i tuoi fratelli si chiamano Alessandro e Salvatore. La sua casa è molto grande. La sua gran Ok, la sua la La sua casa è molto grande. Sua. La sua casa è molto grande. Her apartment is very big. Sua, di lui o di lei? Sua is for lui or lei. Ok. I suoi capelli sono biondi. I suoi capelli sono biondi. I suoi capelli sono biondi. Capelli, it's mean hair. Biondi, blonde. I suoi capelli sono biondi. 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 Quindi abbiamo in articolo queste frasi, l'articolo il, i, la e i. Ah, ok, the article that we read, ok, la sua. Più l'aggettivo possessivo, suoi, sua, tuoi, tuoi, miei, mio, più un sostantivo, un nome, capelli, casa, sostantivo, fratelli, occhi, occhiali, libro, sostantivo. Sostantivo. Noun. Ok. Vediamo. Vediamo gli aggettivi possessivi con i nomi di parentela. Parentela. Nomi di parentela. Kinship names. Kinship names.
Con i nomi della famiglia, come madre, padre, figlio, figlia. Vediamo. Con i nomi di parentela, come mamma, papà. Ok, mother, father, grandfather, grandmother, fratello, brother, sorella, sister, zio, cousin, zia, aunt, cugino, cousin, uncle, aunt, Ah, cousin, nonno, nonna, fratello, sorella, zio, zia. zio, zia, zia, Ah, cugino. cugino, cugino. Con i nomi di parentela, come mamma, papà, nonno, nonna, fratello, sorella, zio, zia, cugino, cugina. Zio, zio, cugino, In cugino. genere non usiamo l'articolo prima dell'aggettivo possessivo al singolare. In genere. Generally, we do not use the article before Quindi con i nomi di parentela della famiglia, in genere non usiamo. in genere non usiamo l'articolo prima dell'aggettivo possessivo al singolare. L'articolo prima dell'aggettivo possessivo al singolare. E quindi vediamo degli esempi di questo. Diciamo, mia mamma si chiama Laura. Mio zio lavora in banca. Mio fratello studia medicina. Esempi, esempi, for example, mia mamma. Quindi non scriviamo niente, Non. senza articolo. Mia mamma, mio zio, mio fratello. Quindi ripetiamo, diciamo questo è il mio amico Paolo e in questo caso scriviamo l'articolo, il, l'aggettivo possessivo mio più il nome che è amico. Se invece usiamo un nome della famiglia, questo articolo, mia mamma, mio zio, mio fratello. Quindi ripetiamo, diciamo questo è il mio amico Paolo e in questo caso scriviamo l'articolo, il, l'aggettivo possessivo, articolo, mia mamma, mio zio, mio fratello. Quindi ripetiamo, diciamo questo è il. Questo è il mio amico Paolo. Il mio. Amico Paolo. E in questo caso scriviamo l'articolo, il, l'aggettivo possessivo mio più il nome che è amico. Se invece usiamo un nome della famiglia, come ad esempio sorella, quindi nome della famiglia al singolare, più l'aggettivo possessivo, non scriviamo l'articolo e quindi diciamo questa è mia sorella Flavia.
Sì, come ad esempio sorella, quindi nome della famiglia al singolare. Più l'aggettivo possessivo, non scriviamo l'articolo e quindi diciamo questa è mia sorella Flavia, senza articolo. Vediamo, diciamo questa è mia sorella Flavia, senza articolo. Vediamo ancora gli aggettivi possessivi con i nomi di parentela. I nomi di parentela al plurale, Ok, the names of the family in plural. plurale come Genitori, genitori. genitori, the parents, nonne, Nonni, fratelli, fratelli, sorelle, sorelle, figli, figli, zii, cugini, zii, eccetera, cugini. hanno l'articolo prima dell'aggettivo possessivo. Hanno un articolo? Sì, scriviamo l'articolo. Quindi i nomi di parentela al plurale hanno l'articolo prima dell'aggettivo possessivo. Vediamo degli esempi. I miei genitori sono anziani. I miei fratelli hanno un ricordo. Le mie sorelle non sono sposate. Non sono sposate, non sono sposate, non sono Quindi sposate. con i nomi di parentela al plurale, come genitori, fratelli, sorelle, più l'aggettivo possessivo, scriviamo l'articolo. Vediamo, quindi ripetiamo possessivo, scriviamo l'articolo. Vediamo, quindi ripetiamo questa regola. Con i nomi di parentela al singolare più gli aggettivi possessivi, in genere non si usa l'articolo e quindi diciamo mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, suo figlio, sua figlia, nostro. Suo figlio, sua figlia. Nostro nonno, nostra nonna. Nostro, our, Nonno, nostra nostra, ok. nonna, vostro zio, vostra zia, Vostra quindi zia. senza articolo, ma con loro usiamo l'articolo. Ma con loro. E quindi diciamo il loro nipote, la loro sorella. Bene. Ripetiamo ancora questa regola con questa tabella. Quindi, per quanto riguarda il singolare, se abbiamo un nome generico, come amico, amica, libro o bicicletta, più l'aggettivo possessivo mio, tuo, suo, abbiamo l'articolo e quindi diciamo
Il mio amico. Se invece abbiamo un nome di famiglia come fratello, sorella, eccetera, più l'aggettivo possessivo, non scriviamo l'articolo e quindi diciamo mio fratello, mia sorella, ad eccezione di loro, perché con loro invece scriviamo l'articolo. Vediamo il plurale. Al plurale, se abbiamo un nome generico o un nome di famiglia, più gli aggettivi possessivi, scriviamo sempre l'articolo e quindi diciamo i miei amici, ma anche diciamo i miei fratelli, nome di famiglia. Bene, la sezione numero 3 della lezione 5 finisce. Okay, we finished the 5.3. Now we will go with 5.4. Okay guys, now we will study the 5.4 lecture. Ciao e benvenuti alla sezione 4 della lezione numero 5. In questa Ciao e benvenuti alla sezione 4 della lezione numero 5. In questa sezione impariamo a descrivere l'aspetto fisico di una persona. L'aspetto fisico. Quindi, vediamo. Possiamo chiedere che aspetto ha lui o che aspetto ha lei, oppure com'è fisicamente lui o lei. Marco nel dialogo dice: mia sorella Flavia è alta e bionda, ha i capelli lunghi, lisci e gli occhi azzurri. Vediamo, per descrivere l'aspetto di una persona possiamo descrivere l'altezza e quindi possiamo dire lui è basso, lui è alto, basso. Ok, basso, short, alto, tower. Lui è basso, lui è alto. Alto. Oppure possiamo descrivere il corpo di una persona. E quindi diciamo lui è magro. Magro. Lui invece è magro. Lui è grasso. Lui è grasso. Oppure possiamo dire lei è bella e invece
è brutto, non è bello, è brutto. Brutto, brutto, bello. Lei è bella, bella, e invece lui è brutto. Non è bello. Lui è brutto. È brutto. Brutto. Oppure diciamo, lei è giovane. Giovane. Lei è giovane. 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 Lei è giovane. Ha per esempio 25 anni. Lei è giovane. E lei è vecchia. Ha 80 anni. Vecchia. O 90. Vecchia. Vecchia. Attenzione. Giovanni. Invece di vecchia possiamo dire anziana. Dire anziano o anziana. Anziano e anziana. È più formale che dire vecchio, un modo vecchio, anziano. Più gentile per dire vecchio. Vediamo altri esempi. Il signor Rossi è... Il signor Rossi è anziano. 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 Paolo è giovane. Paolo è giovane. Giovane. Se anziano, c'è un giovane. Bambino, diciamo, il bambino è piccolo, il nonno il è piccolo. Anziano. Il nonno è anziano, piccolo. Vediamo, possiamo chiedere come sei fisicamente? Fisicamente, come sei fisicamente? Che aspetto hai? Che aspetto? Che aspetto hai? Come sei fisicamente? Come sei fisicamente? Sono alto, magro, bello, al maschile. Alto, magro, alto, bello. Magro, bello. Invece, se sono una ragazza, dico sono alta, magra e bella. Femminile, alta, magra, bella. Vediamo ancora. Domanda, che aspetto ha lui? Com'è fisicamente lui? Risposta. Luigi è bello. Mio fratello è alto. Paolo e Luca sono bassi. Quindi possiamo usare per la risposta il verbo essere è o sono più un aggettivo, bassi, alto, bello. Domanda, che aspetto ha lui? Che aspetto ha lui? Come fisicamente? Com'è fisicamente?
Come fisicamente? Che aspetto ha lui? Che aspetto ha lui? Come fisicamente lui? Fisicamente. Lui e rispondiamo. Risposta. Risposta. Luigi ha i capelli. Luigi ha i capelli biondi. Luigi ha i capelli biondi. Luigi ha i capelli biondi. Luigi has blonde hair. Capelli, hair, biondi, ok. Biondi, io ho gli occhi azzurri. Vediamo, risposta. Luigi ha i capelli biondi. Capelli Io biondi. ho gli occhi azzurri, tu hai... hai i capelli lisci, quindi possiamo... Lisci. You. Tu hai i capelli lisci. Tu hai i capelli lisci. Lisci, ok. Li. Sci. Usare il verbo avere, hai, Ai, ho, oh, ha, ah, è vero. più un nome, capelli, Biondi. occhi e capelli. Vediamo come può essere la forma dei capelli. I capelli possono essere lunghi. Lunghi. Oppure corti, il contrario di lunghi, corti. Vediamo. Ricci. Questi sono capelli ricci e lunghi. Mossi. Capelli mossi, non ricci, mossi. Ricci, mossi. Mossi. Ok, straight. Ricci. Ricci, mossi. Longhi, corti. Longhi, corti. Ricci, mossi. Questi sono Corti. capelli lunghi. Capelli Invece, lunghi. poi, per esempio, i capelli corti possono essere lisci e quindi Lisci. Lisci. lisci, lisci. Lisci, straight, mossi, ricci. Corti. Ok. Ok? Quindi lunghi, corti. Vediamo. Domanda sui capelli. Come sono i tuoi capelli? Come sono i tuoi capelli? Come hai i capelli? O come hai i E capelli? capelli? Risposta con il verbo essere. I Sono miei capelli. i miei capelli, i miei capelli Sono sono mossi, i miei capelli sono ricci, i miei capelli lisci. sono lisci. Lisci, Oppure possiamo rispondere con il verbo avere. Ho i capelli mossi, ho i capelli ricci, ho i capelli lisci. Quindi possiamo rispondere con il verbo essere
con il verbo avere. Vediamo il colore dei capelli. Neri, castani. capelli e il colore neri, colore, ok, neri, castani, Rossi, rossi, grigi, grigi, biondi. biondi, neri, black, castani, rossi, grigi, Vediamo. Domanda. Di che biondi, colore sono? Sì. Grigi, grigi, biondi. biondi, biondi. Vediamo. Domanda. Di che colore Di che colore sono i tuoi capelli? I sono i tuoi capelli? tuoi? Di che colore sono i tuoi capelli? Risposta con il verbo I essere, i miei miei capelli capelli? sono rossi, sono neri, Neri, sono bianchi, sono bianchi, biondi. biondi. E risposta con il verbo avere. Ho i capelli rossi, ho i capelli neri, ho i capelli bianchi, ho i capelli biondi. Vediamo a rossi, ho i capelli neri, ho i capelli bianchi, ho i capelli biondi. Vediamo altre parole. Barba, calvo, baffi. Vediamo il significato. Lui ha la barba, questa è la barba. Beard, ok, la barba. Barba, Lui è calvo. calvo. Calvo Calvo. significa senza capelli. Calvo. Quindi possiamo dire lui è calvo oppure lui non ha i capelli. Lui non i ha capelli. Lui non ha i capelli. Calvo. E Calvo. baffi, cosa sono i baffi? Baffi. Baffi. Lui ha i baffi. Questi sono i baffi. Bene, vediamo il colore Baffi. degli occhi. Occhi, eyes, il colore. Domanda. Di che colore Di che colori sono i tu i tuoi tuoi sono i tuoi occhi? tuoi occhi? O di che colore hai Di che colore hai gli occhi? gli occhi? Di che colore hai gli occhi? Gli occhi possono essere castani, azzurri, neri. Castani, Castani, azzurri, azzurri, castani, neri. azzurri, neri. Vediamo la domanda. Di che colore sono i tuoi Di che colore sono i tuoi occhi? Di occhi? O di che colore che colore hai gli occhi? gli occhi? Rispondiamo con il verbo essere. Essere. I miei occhi sono azzurri, i miei occhi sono castani, i miei occhi sono verdi. I miei occhi sono azzurri, i miei occhi Azzurri, sono castani, i miei castani, occhi sono verdi. verdi. E rispondiamo con il verbo avere. Ho gli occhi azzurri, ho gli occhi castani, ho gli occhi verdi. Bene, la sezione numero Okay, we finished lesson 4, 5.4. Now we go to the lesson 4, 5.5. 5.5.
Okay, just a second. Ciao e benvenuti alla sezione 5 della lezione 5, l'ultima sezione della lezione. Questa sezione si chiama Parliamo un po'. Come sempre abbiamo quattro domande e tu prova a rispondere. Numero 1. Come si chiama tuo padre? Come si chiama tuo padre? Mio padre si chiama Luigi. Mio padre si chiama Luigi. 2. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho due fratelli e una sorella. O no, non ho fratelli. Numero 3. Quanti siete in famiglia? Quante persone siete in famiglia? In famiglia siamo in 5. O in famiglia siamo 5 persone. Numero 4. Sei sposato? Sei sposato? O sei sposata? Sì, sono sposato. O sì, sono sposata. Oppure no, non sono sposato. No, non sono sposata. No, non sono sposato. O sposata. Bene, adesso descriviamo queste persone. Proviamo a descrivere queste persone. Per esempio, lui, com'è lui fisicamente? Com'è il suo aspetto fisico? Lui? Cravo, carvo. Lui è calvo, calvo, ha gli occhi azzurri, è basso e brutto. Brutto. Lui è calvo, non ha i capelli, ha gli occhi azzurri, è basso e brutto. Com'è lei fisicamente? Com'è il suo aspetto fisico di lei? Com'è lei? Prova a descriverla. Lei è alta, alta e bionda, è bionda, lunghi. Ha i capelli lunghi. Lei è alta, è bionda, ha i capelli lunghi. Oppure diciamo, lei ha i capelli biondi e lunghi, è alta e bella. Ha i capelli biondi e lunghi, è alta e bella. Bene, adesso vediamo le parole e le espressioni della lezione. Famiglia. Foto. Genitori. Madre. Padre. Sorella. Fratelli. Nonni. E ancora. Anziani. In pensione. Loro sono anziani. Sono in pensione, non lavorano. Ragazza. Lei è una ragazza. Alta, bella, ha i capelli biondi, i capelli lisci e gli occhi azzurri. Dunque finisce qui
Arrivederci alla prossima lezione. Mio padre si chiama Luigi.